Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough siamo arrivati forse ad uno dei primi climax di questo gioco, o meglio climax, non climax, di questo videogioco. Dovremmo finalmente accusare qualcuno davanti all'arcidiacono. Vediamo se possiamo prendere magari qualcosa qui, niente. Allora si scende. Non abbiamo molto tempo per fare altro. Arrivederci, tenerissima Ursula. Salve Eva. Salve Andreas, non possiamo parlare con Clara, infatti. Ben trovato Andreas. Salve Clara, ho una cosa per te. Infatti dovevamo ancora dargli i soldi che avevamo preso nel primissimo episodio. Oh, dovrebbero bastare per pagare il mio affitto e le tasse che dovete all'abbazia. Andreas, questo è molto più dell'affitto. Non possiamo accettare. Tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Cosa vuol dire niente sta roba? Ti prego Clara, cioè non vuol dire niente nel convincerla. Ti prego Clara, è il minimo che posso fare. Tu e Peter mi avete accolto con grande cortesia. Ma Andreas, dove hai trovato tutto questo denaro? Sei sicuro di averne abbastanza per te? Non preoccuparti per me, Clara, me la caverò. Ah beh, se sei sicuro. Grazie Andreas, non sai quanto questo significhi per noi. Mi fa piacere aiutarti, Clara. È da buoni cristiani. Sei un bravo uomo, Andreas. Grazie. Ti lascio ai tuoi impegni. Che Dio ti benedica. A più tardi. Ok, abbiamo pagato quindi la nostra parte a Clara. Salve, Jorg. Ehi, Andreas, hai salutato le ragazze oggi? Eva e Clara? No, intendo le galline. Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma come? Sono contente quando gli accarezzi la schiena, gli dai una bella grattatina sul petto. Hai chiamato le tue galline come gli apostoli? È meglio che padre Thomas non lo sappia, è una cosa di poco blasfema. Proprio non ce l'hai fatta a pensare a qualcosa di più femminile, tipo i nomi di qualche bella ragazza che conosci? Tutte le belle ragazze che conosco sono sposate. Non mi sembrava corretto dare a una gallina il nome della moglie di un altro uomo. Sento parlare degli apostoli ogni domenica a messa. Furono testimoni dei momenti più gloriosi della vita di Gesù e delle sue prove più impegnative. E pensavo, è così che funziona tra me e le mie ragazze. Loro vedono tutto quello che faccio. Non fa una grinza, Jorga. Tu e Cristo avete un sacco di cose in comune. Mi stai prendendo in giro. Va bene, ho capito. D'ora in poi le chiamerò semplicemente bambine. Non mi pare che nella tua famiglia mangiate molte uova. Che cosa ne fate? Ah, le vendiamo ai Bauer. Clara dice che questi soldi in più ci servono per pagare le tasse. Comunque è ora che mi rimetta all'opera. A più tardi, Andreas. A presto. Ok. È possibile accarezzare le galline magari da qualche parte? Salve Peter. Niente, non ci parla. Tu invece ci dici qualcosa di nuovo, vecchio Peter? Nemmeno. Quindi non possiamo dare una grattatina alle galline? Peccato. Salve Andris, non dice mai nulla tu, sempre scortese come al solito. Allora, diamo un'occhiata in giro. Casa degli Zimmerman. Andiamo alla casa degli Zimmerman. Per me, sapete cosa è successo? Cioè, nella tomba che dovremmo disotterrare ci potrebbe essere l'arma del delitto di Gerdner. Buon pomeriggio, Andreas. Ho sentito che il tuo amico barone è stato ucciso all'abbazia. È stata una tragedia, il mondo ha perso un grand'uomo. Ok. Il mio mentore, fratello Piero, è stato accusato dell'omicidio. È uno dei fratelli più anziani, giusto? Credo di averlo conosciuto mentre riparavo il tetto dello scrittorium. Mi sembrava un tipo a posto, per essere un monaco. Mi dispiace. Comunque, hai bisogno di qualcosa? Altrimenti ho alcune faccende da sbrigare. Pensi di potermi aiutare a esumare un cadavere nel cimitero dell'abbazia? Perché? Credi che lì dentro ci sia qualcosa che possa dimostrare l'innocenza di quel monaco, vero? Proprio così, sei perspicace, Otto. Beh, quando la gente parla io ascolto. Dovresti provarci anche tu. Ne hai discusso con l'abate? Non vorrei ficcare le mie manacce nella sua roba senza il suo permesso. Menti, naturalmente, l'abate sa già tutto. Non sei per niente bravo a mentire, Andreas, ma ti aiuterò lo stesso. Non me ne importa un fico secco di quel che pensa l'abate. Perfetto. Ci vorranno alcune ore, soprattutto se dovrò scavare da solo. Hai tempo di occupartene?
Non ti importa che la battente sia all'oscuro. Sono pronto, andiamo. Bene, vado a prendere i miei attrezzi. Tecnicamente, però, questa mattina avremmo dovuto incontrare l'arcidiacono. Dunque, sei il falegname della città, eh? Un bel lavoro. Terribilmente faticoso, proprio come questo. Cioè, quindi manchiamo l'incontro con l'arcidiacono oppure arriviamo in ritardo e quindi magari veniamo penalizzati, non lo so. O non riusciamo a salvare fratello Piero? Ma dà anche molta soddisfazione costruire qualcosa con le proprie mani, sentire il sole sul collo e la linfa sulle dita. E non sono ancora caduto da un tetto, quindi tutto sommato non posso lamentarmi. Ha scelto di diventare falegname? Non mi è mai passato per la mente di fare qualcos'altro. Dovevo continuare la professione di mio padre, altrimenti, come avrei potuto imparare? Però è un lavoro che mi piace, ce n'è sempre bisogno e mi permette di parlare con tutti in città e di conoscere i loro travagli. Molti a Tassing non hanno vita facile, Andreas, i contadini in particolare. Carla Gertrening afferma la stessa cosa. Clara. Erano soliti pagare una parte delle loro tasse in prodotti agricoli, ma l'abate non lo consente più. Ora, se il mugnaio non dà un buon prezzo, non hanno abbastanza per pagare l'abbazia. Mi riferisco proprio a questo genere di cose. L'abate possiede la terra, ma non la lavora. Raccoglie i frutti del lavoro altrui. Ma non è solo lui. La legge imperiale, gli dà il potere di farlo. Quindi forse le leggi dovrebbero cambiare. Non credevo che fosse così faticoso. Nella mia famiglia sono tutti artisti. No, qualcuno dovrebbe fare qualcosa a riguardo. Ma chi? Noi gli artigiani di città come te? Troppo lavoro? Non volete mica sporcarvi le mani? Ad ogni modo, dovrei tornare a scavare. Ci vorrà un po' di tempo. Devo fare tutto da solo. Non gli abbiamo dato una mano. Potevo andargli una mano, magari? Mi ci vorrà un po' di tempo. Perché non dai un'occhiata in giro? Azza, lui rimane qui allora. Aspetta, lì c'è qualcosa. Oh, ecco qui padre Mattias. Con una lapide di legno. Le cose all'abbazia devono andare peggio di quanto pensassi. Gli abati non dovrebbero essere sepolti con più marmo? Gli altri abati sono nella cripta o sotto la chiesa? Ho dato uno sguardo mentre ispezionavo le fondamenta con Endris. Kersau è stata costruita sopra un vecchio forte romano. Mantenerla costa. Tuttavia mi sorprende che l'abbazia non abbia abbastanza soldi per pagare una nuova tomba. Ho sentito l'abate, il priore, discutere quando ha riparato il tetto dello scriptorium. Qualunque sia il problema di Kersau, non è una novità. Ok. Altra tomba qui con cui poter interagire. Suor Maria, la bibliotecaria. Immagino tu non l'abbia avuto modo di conoscerla. Quando è morta io ero solo un ragazzino. In ogni caso, mio padre mi ha sempre parlato bene di lei. Diceva che gli ricordava sua nonna, una nonna dolce che amava il Signore. Immagino che l'abate la farà riesumare a breve. Ah, per la cripta. Mi è sempre sembrata una tradizione macabra, che è morto dovrebbe rimanere sepolto. Però non c'è molto spazio qui e molti dei monaci sono ormai anziani. Quindi. Ok, andiamo a dare un'occhiata anche da altre parti, tipo qua. Fratello Jacob, da Colonia. Lo hai mai conosciuto? Ci siamo parlati per un paio di volte. Era un uomo spiritoso, praticamente l'unico tra questi monaci ad avere il senso dell'umorismo. Un monaco spiritoso, peccato non averlo conosciuto. Riusciva a trasformare il volto e la voce per imitare gli altri monaci. Un uomo così è sprecato in un'abbazia. Attenzione, arriva Matteo. Monaco basso e infuriato in arrivo. Diavolo, ci prenderemo una bella ramanzina. Meglio che mi nasconda. Merda, Matteo. Non sarà contento. Potrei nascondermi, ma lascerei Otto in una situazione difficile. No, infatti. Si arrabbierà con me se si ritroverà ad affrontare Matteo da solo. Ma questo potrebbe essere l'indizio cruciale per scoprire la verità su chi ha ucciso Lorenz. Ne vale la pena se serve salvare la vita di un innocente. Beh. Cerchiamo comunque e lasciamo Otto nei guai. Io non lascerei Otto nei guai. Però ci serve sapere cosa ha nascosto Gertner qui sotto. Per poterlo poi incriminare. Perché senza l'arma del delitto. Scommetto che qui sotto c'è l'arma del delitto. Senza l'arma del delitto, tecnicamente dovremmo dire Matilda.
anche se Cecilia e Woj Slav, quello del fratello delle cantine, ci hanno detto di non farlo. Però 8, dai, non possiamo tradirlo. Quindi, diavolo, ci prenderemo una bella ramanzina. Tanto è Matteo, dai, lo possiamo convincere. Va tutto bene qui? Stiamo risotterrando una salma. Voi come state? Certo, perché dovrebbe essere. Anzi, stiamo risotterrando una salma. Facciamo come se niente fosse. A quale scopo? Menti. L'abate ha dato il suo permesso. Il resto non è affar vostro. Qualcuno ha disturbato questa tomba e sospetto che sia collegato all'omicidio del barone. Per risolvere un mistero. Qui cosa faremmo, ragazzi? Che cosa potremmo dire? Perché a mentire non ci conviene. Stiamo agendo come se fosse una cosa completamente naturale quello che stiamo facendo. Per risolvere un mistero facciamo. Se non ricordo male, padre Gernot ha proibito espressamente il vostro coinvolgimento in qualsiasi indagine che si svolga sui terreni dell'abbazia. In qualità di Circator, è mio dovere prevenire misfatti come questo. Sono stato così convincente che l'abate non ha potuto fare a meno di assecondarmi. Misfatti come quelli tuoi e di Rudiger in biblioteca. Az, az, aia, aiaiai. Aiaiai, lo ricattiamo? Vi ricordate che loro due erano quelli che avevano copulato in biblioteca, lui e Rudiger? Dai, oppure direttamente così. Convinci Matteo. Vabbè, a parte che è già convinto in teoria, quindi non c'è bisogno di minacciarlo. Infatti, siete stato costretto a farlo, maestro Zimmermann? Pensi davvero che questo pittore dalle braccia rinsecchite potrebbe farmi fare qualcosa che non voglio fare? Questo è molto irregolare. Ma vabbè, se l'abate approva, non aspetta a me a pormi. Quando avete finito, ripulite, per favore. Ok, quindi qui non avendo la formazione da oratore, avremmo potuto comunque farlo avendo visto quella scena in biblioteca. Finirà nei guai? Ne parlerò con l'abate e risolverò la faccenda. Dimostrare l'innocenza di Piero è ciò che conta, questa è la mia unica preoccupazione. Sono un uomo con dei principi, dopo tutto, beh, 8 giorni siamo conquistati tantissimo, eh. Beh, il sole non aspetta nessuno, quindi è meglio che torni a scavare. Ok, forse abbiamo anche un'altra interazione da fare. Di qua c'era, eccola. Madre Brunilde, abbatissa? Dubito che ci sia qualcuno lì dentro. Vista l'antichità, immagino che sia già stata trasferita nella cripta dell'abbazia. Temevate che padre Gernot potesse punirci per questo? Se Dio vuole, avremmo finito prima che venga a saperlo. Quindi vuoi che mi affretti? Del resto, che ti importa della mia schiena? Cristo. Sì, però muoviti per favore, grazie. Beh, ho trovato il corpo, ma c'è qualcosa che non va? È messo abbastanza bene, nonostante la decomposizione. Ma qualcuno gli ha infilato un sacco sotto il costato. Buon Dio, fammi vedere. Attenzione. Ah, ecco l'arma del delitto, lo sapevo. Ah, strumenti. Ah, no, strumenti arcani, addirittura. Non potrebbero servire a nessun altro scopo. Strumenti? Cosa intendi? A cosa servirebbero? Magia. Due sono placcati con metalli preziosi e presentano delle incisioni. Una bacchetta di argento sbalzato e un piatto dorato. Sulla bacchetta ci sono simboli dello zodiaco. Sul piatto ci sono scritte che non riesco a distinguere. E un coltello, sembra comune. Ma insieme agli altri due oggetti sepolti qui. Perché qualcuno dovrebbe seppellirli qui, tutti insieme? Perché sono proibiti. Aspetta, c'è del sangue su alcuni dei simboli di questa bacchetta. Essiccato, certo. Ma non troppo vecchio. E questa è l'arma del delitto, la bacchetta. Ferenc ha provato a pulirlo, ma non è riuscito a rimuovere del tutto il sangue. Potrebbe essere l'arma usata per uccidere Lorenz? E comunque, chi l'ha sepolto qui? Non posso dirlo, ma potrebbe essere collegato all'omicidio del barone. Che cosa? Niente di tutto questo ha senso. Cosa sta succedendo qui, Andreas? Questo è quello che devo capire, Otto. Grazie per l'aiuto. Ok. Ora però dovremmo andare. Abbiamo ancora 2 ore a disposizione. Ok. Devo trovare qualcuno con cui mangiare. E a questo punto andrei.
Mani occulte, bastone d'argento sanguinato. Tu? Vuoi qualcosa? No. Allora, diamo un'occhiata nel dormitorio. Starei andando dalla vedova in teoria, cioè potremmo andare dalla vedova per vedere se magari lei ci dice qualcosa di interessante. Qui? Oh, abbiamo trovato ancora lui, Ferenc. Andreas, posso aiutarti? Otto Zimmermann e io stavamo scavando presso la tomba di fratello Gerard. Oh? E abbiamo trovato alcuni oggetti interessanti. Un coltello, un piatto, una bacchetta. Recavano tutte incisioni di simboli zodiacali. Curioso. Questi sono strumenti magici, strumenti per rituali. Davvero? O cielo? A cosa servono? Come faccio a saperlo? Uno dei fratelli deve aver fatto uno scherzo di cattivo gusto. Probabilmente fratello Gui. Non ha rispetto per nessuno, che sia defunto o meno. Ma è forse risaputo che fratello Gui abbia un interesse per l'occulta? Questo ha qualcosa a che fare con il disco che avete nascosto presso la vostra scrivania? Mi riferisco a quello di cui vi siete rifiutato di parlarmi. Che assurdità. Andrò subito dall'abate a lamentarmi di queste molestie. Un'idea meravigliosa? Vi accompagno. Andreas, aspetta, non essere avventato. Hai ragione. Il coltello, il piatto e la bacchetta sono miei. Li ho nascosti per paura del barone. Come già sai, stavo cercando di spingermi ad eseguire un rituale. Sono stato uno sciocco perché credevo che se gli oggetti fossero scomparsi avrei potuto persuaderlo a rinunciare alla sua ossessione di usarli. Mi ha messo in una posizione molto scomoda. Perché non si è andato all'abate? Beh, ovvio perché non si è andato all'abate. Capisco, e come spiegate il sangue sulla bacchetta? Che cosa? Sulla bacchetta d'argento. È ovvio che avete provato a pulirla, ma le incisioni sono rimaste macchiate. Il sangue è mio, tutto qua. Il risultato di un rituale benevolo per invocare l'aiuto degli angeli. Intendo le tue insinuazioni, maestro Mahler, ma non puoi credere veramente che io abbia ucciso il barone. O sbaglio? Avete un buon movente, stavo minacciando di denunciarvi all'Inquisizione. Sappiamo entrambi che non può essere stato fratello Piero, ho intenzione di scoprire chi è stato. Spetterà all'arcidiacono decidere, come l'abate ha già cercato di spiegarti. Vattene, Andreas, non ho più voglia di parlare. Vi lascio in pace, statemi bene, priore Fennec. Altrettanto, maestro Mahler. Ok, la smentita di Fennec. Sì, è smentita fino a un certo punto, eh. Dentro casa sua non c'è niente. Io a questo qui non credo. Che sia stato direttamente l'abate? Chi lo sa, nello scriptorium c'è qualcuno? C'è nessuno nello scriptorium, mai. Andiamo in chiesa. Andiamo sulla torre. Vediamo se qualcosa è cambiato. No, non possiamo ancora fare nulla. Peccato. Nella cripta non penso ci sia qualcuno. A questo punto andiamo a mangiare. Vediamo se possiamo mangiare con la vedova. O addirittura con Fortunato. No, meglio con Fortunato. Andiamo a cercare Fortunato. E mangiamo con lui. Ok, Tyr non ci dà nulla. Oppure andiamo al mulino. Mangiamo con loro. Possiamo? Vediamo. No, non possiamo mangiare con loro. Peccato. Thomas? Niente. Io voglio andare allora da Fortunato. Fortunato era forse nel centro città. Salve Schlau, ti accarezzo un po'. Casa degli Steinwehr. Erano loro, giusto? Agnes e Fortunato. Mi sa che erano loro due. Buongiorno Andreas, ti serve qualcosa? Potrei mangiare con te, Fortunato? Mi sono reso conto che non abbiamo mai condiviso un pasto, infatti. Con piacere. Hai fame adesso? Una fame da lupo. Grazie Agnes. Vai. Mangiamo allora. Benedici, signore, noi e questi tuoi doni che stiamo per ricevere dalla tua generosità. E
e ti preghiamo di vegliare sulle anime dei due innocenti che riposano al tuo fianco. Ci mancano molto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Hai l'aria stanca, Agnes. Else ti ha tenuto sveglia? Ah, non è un problema. Ha bisogno di sostegno e sono felice di aiutarla. Qualcuno deve prendersi cura delle donne di questa città e Werner non sembra interessato a farlo. È successo qualcosa a Else? Ha perso un bambino poche settimane fa. Era felicissima quando aveva iniziato a sentirlo muoversi, ma purtroppo dopo poco ha ripreso a sanguinare. Sta faticando a superare il trauma, ma ci è già riuscita in passato e ci riuscirà di nuovo. Ok, inizia a mangiucchiare la trota. Troverà la forza nel suo amore e per suo marito. Nel suo amore per Cristo e suo marito. Lei lo adora, ma Lennart non merita tale dedizione. Stiamo parlando della moglie del mugnaio. Ho sentito che è un uomo crudele e che impone condizioni dure ai contadini. Non credevo ti importassero i pettegolezzi, Andreas. Sono solo curioso in merito alla città. È così sbagliato? Non ascoltare mio marito. È fin troppo corretto e nobile. Spargere voci non è un comportamento cristiano. Lennart è davvero crudele, tanto con sua moglie che con i contadini. Non si può negarlo. Prendilo come un avvertimento, Andreas. Non inimicarti mai il mugnaio. D'accordo, ho capito. La cosa migliore che possiamo fare per Else è prenderci cura di lei e da buoni vicini, come Cristo ci insegna. Non è l'unica Tassing ad avere un matrimonio difficile. Anche la mia Brigitta ha i suoi problemi. Clara aveva accennato che Brigitta e Martin stavano avendo difficoltà. Brigitta è la moglie del ragazzino. Non avremmo mai dovuto accettare il matrimonio. Merita più di Martin Bauer. Lei lo ama, fortunato, e prima o poi doveva sposarsi. Cosa potevamo fare? Ho trovato un uomo che forse non è una merda inutile. Almeno abbiamo tirato fuori Wolf. Farò in modo che cresca robusto. Diventerà un bravo tagliapietre. Proprio come suo nonno, che mangiamo i ravioli svevi. Ora, perché non parli ad Andreas del tuo lavoro all'abbazia? Dicevi di aver trovato qualcosa di strano all'interno? Strano, cioè? Ah sì. Stavo riparando un muro crepato nella cripta. L'abbazia un tempo era un forte romano. Dunque non è certo nuova di zecca. No, ma non è dirmi del passaggio segreto, dai. Sono andato a sbattere contro un rilievo della Vergine e si è aperta una porta. Non potevo crederci, no. Anch'io ho scoperto quel passaggio, un dettaglio architettonico affascinante, non c'è dubbio. Quella vecchia abbazia è piena di segreti, te lo dico io. Comunque ho infilato la testa attraverso la botola e una delle suore ha urlato. Non mi avevi raccontato questa parte? Mi sentivo in colpa per averle spaventate. Peccato, ci ha dato un'informazione inutile. E vabbè, questo purtroppo lo sappiamo già. Sono certo che la visita di un uomo misterioso non sia loro del tutto dispiaciuta. Andreas, sei un mascalzone. Avrei preferito. Avrei fatto meglio a bussare prima. Non puoi mai sapere cosa c'è dietro una porta chiusa. A proposito di lavoro, dovrei rimettermi all'opera. C'è tanto da fare dopo la tempesta. È stato un piacere averti qui, Andreas. Agnes, fortunato, grazie per l'ospitalità. Riguardatevi. Immagino che ci vedremo all'abbazia. È arrivato Jacob, ok. Devo recarmi alla sala capitolare per incontrare l'arcidiacono. Andiamo. Fortunato non ci dice niente. Posso andare un attimo al mulino? Altre rovine? Ok, posso parlare al dottore? Effettivamente non avevo mai parlato a lui. Salve, tu devi essere il minatore, quello di Norimberga? Andreas Mahler, apprendista minatore al tuo servizio. Ah, giusto, Mahler. Qualcuno mi ha detto che ti sei dilettato all'università per un anno o due? Buffo. Sei ospite dai Gärtner, giusto? Lo sai, è vero che l'abbazia ha una foresteria? Preferisco stare in città, l'abbazia è troppo rigida per i miei gusti. Oppure i Gärtner sono buoni e gentili. Per essere dei contadini. Tassing è pieno di gente miserabile come loro. Sono stati tutti molto gentili con me.
non hai ancora avuto modo di contrariarli. Quando accadrà, beh, capirai cosa intendo. Si aspettano che tu faccia miracoli, ma non sono un santo. Quando al resto dei cittadini, beh, quanto al resto dei cittadini, beh, ce ne saranno al massimo una manciata in grado di scrivere il loro nome. Padre Gernò è fin troppo morbido con loro, ma suppongo che debba tenerli buoni per non rischiare rivolte nella sua terra. Fortunatamente non ho intenzione di rimanere a Tassing ancora a lungo. Dove avevi in mente di andare? Innsbruck, potrebbe valere il mio tempo. Consiglio anche a te di non trattenerti troppo da queste parti, Mahler. O presto ti ritroverai intrappolato in un matrimonio con una ragazza con la faccia da topo e le unghie sudice. Chi ha parlato di matrimonio? Beh, non voglio intralciare il tuo divertimento, ma poi non venirmi a seccare se ti prendi la malattia francese. In ogni caso, devo chiederti di andare. Ho parecchio lavoro da sbrigare. Buona giornata. A più tardi, dottor Scholz. A presto. Ok, abbastanza brutta questa conversazione con lui. Ok, io però volevo andare al mulino. Quindi vediamo di andarci. Perché volevo parlare col mugnaio. Klaus non ci dice niente, centro città no. Andiamo al mulino, sì. Se non ci dice niente, Paul nemmeno, tu neanche. Niente, allora andiamo direttamente all'abbazia. Il niente. Dobbiamo andare alla sala capitolare. È giunto il momento, ragazzi. Diamo un'occhiata magari qui sotto, però prima. C'è ancora sua moglie qui dentro, vero? Però non parla, niente. Quanta gente c'è qui? Ulrich. Guy. Edok. Non abbiamo più parlato con Edok per decifrare il... Ah no, beh, ma tanto l'abbiamo decifrato, era High Gartner. High... Quello, sì, l'altro nome. Che sono tutti qui. Dov'è la sala capitolare? Cucina e cantina. Non ci siamo più andati, effettivamente. Non possiamo parlare con Lucas, però possiamo parlare con Vesla. Mi dispiace, Andreas. Non posso farti scendere. Padre Gernò ha proibito a chiunque di parlare con fratello Piero. Prima dell'arrivo dell'arcidiacono. Ah, fratello Piero l'hanno richiuso in cantina. È vero, non sono mai andato a parlare con lui. Cosa potrei mai fare? Scappare con lui? Lo so, lo so. Nemmeno per pochi minuti? Non posso davvero. Devo parlare con lui. Oh, dai, l'abbiamo. Perché non l'abbiamo convinto? Formazione da oratore. Hai affermato che il comportamento di Gernot è stato ridicolo? Ha implorato Gernò di cambiare idea sul richiudere Piero. Fallimento. Mi dispiace, non posso. Capisco. Mi dispiace. No, avete ragione. Lascialo perdere. Qui non ho capito perché abbia fallito. Era tutto blu. Boh. Forse qui doveva essere rosso, allora. Andiamo nella sala capitolare e vediamo cosa succede. Vai. Dichiarate il vostro nome per i nostri registri. Andrea Mahler, Piantagrane, va bene. Andreas, figlio di Josef Mahler, maestro d'arte di Norimberga. Cosa ci fa un artista nell'abbazia di Kersau? Nell'abbazia ci sono ancora dei lavori commissionati da ricchi mecenati da portare a termine, e io ho bisogno di guadagnare qualche soldo prima di tornare a Norimberga. Aspettate, perché non lo chiedete all'abate? Lo capite che questa è un'indagine ufficiale sull'assassino di un nobile, vero? Io faccio le domande e voi rispondete. Se non siete disposto a collaborare, l'uomo dall'aria severa seduto di fianco a me vi aiuterà a sciogliermi un po'. Mi avete capito? Certo, vostra reverenza, chiedo scusa. Bene. Arnold, per favore, mettetelo per iscritto. Direi che possiamo cominciare. Certo, vostra reverenza. Ora, maestro Mahler,
Potresti dirmi che rapporto avevate con Lorenz, il barone Rothvogel? Tra noi si era instaurato un rapporto amichevole. Ritenete di esservi fatto un'idea di lui come persona? Sì. Come lo descrivereste? Un nobile con tutti gli aspetti positivi e negativi che accompagnano un tale ruolo. Un tale titolo. Avete qualche problema con la nobiltà, maestro Mahler? Ma certo che no, vostra reverenza. Ma anche i nobili possono cadere, cedere alle tentazioni di abusare del proprio potere. Capisco cosa intendete, sì. Che voi sappiate, c'è qualcuno che potrebbe avere avuto un motivo valido per fare del male al barone? Mi vengono in mente alcune persone, vostra reverenza. Dai, accusiamo Gertner. Va bene, prendiamo questa decisione, accusiamo Gertner. Bene, ciò potrebbe aiutarci a risolvere il problema con cui siamo chiamati a confrontarci, perché se non diciamo niente, molto probabilmente accusano Piero e è morta lì. Il barone Rothvogel è stato assassinato qui, proprio in questa stanza. Dovrà pure esserci un responsabile. Padre Gernot crede sia stato uno dei suoi monaci, fratello Piero. Ho incontrato fratello Piero e l'ho interrogato a lungo. Per quanto possa sembrare improbabile che un uomo della sua età e del suo temperamento possa uccidere il barone, è stato colto in flagrante delitto. Non è così, il barone era già morto. Tacete. Se volete difendere fratello Piero, vi suggerisco di tenere la bocca chiusa finché non sarò io a interpellarvi. Va bene. Piero aveva i suoi modi, aveva i suoi motivi per avercela con la vittima, la perdita del lavoro, l'insistenza con cui il barone voleva discutere degli scritti del suo billatore di Wittenberg. E per quanto riguarda la sua età e la sua malattia, ho letto personalmente di molti casi in cui un uomo debole ha ceduto alle tentazioni del diavolo. Dopo essere caduto preda di una febbre diabolica, il povero peccatore acquisisce un potere infernale che gli permette di infliggere gravi ferite, a volte fatali. Quello che sto dicendo è che, nonostante le singolari circostanze, fratello Piero è il più plausibile autore di questo videoatto. Mi pare di capire che voi e fratello Piero siate legati in un rapporto di amicizia. Inoltre, avete interagito con il barone sia in città che nell'abbazia. Avete assistito a qualcosa che possa far pensare che sia stato qualcun altro ad assassinare il barone Rothvogel? Fortunato Steiner? No. Suor Matilda? No. Ferenc? Sì, non Gertner, ho detto Gerentren. Ferenc, intendevo. Nel giorno dell'arrivo del barone, il priore dell'abbazia Ferenc si comportava in modo strano. Può darsi che i due avessero dei conti in sospeso. Oppure possiamo incolpare Martin. Incolpare Martin salverebbe la faccia a tutti. Tanto Martin, chi se ne frega. Però prendiamo la cosa più strong. La cosa più strong secondo me sarebbe incolpare Matilda. Perché tutti ci hanno detto di non fare il suo nome. Cioè faremmo incazzare tutti con Matilda. Ferenc sta sulle balle a tutti. È potente, però sta sulle balle a tutti. Proviamo con Ferenc. Questa è una cosa pesante, Andreas. L'abate ne ha un'ottima considerazione e il priore supervisiona sia il vostro lavoro che quello di fratello Piero. Dico bene? Sì, ma il ruolo del priore Ferenc nello scriptorium ha poca attinenza con il suo movente. Affinché un'accusa così grave risulti credibile, servono prove inconfutabili. Perché dovrei credere più alla parola di un artista che a quella di uno stimato funzionario di questa abbazia? Conosco i motivi che avrebbero potuto spingere il priore Ferenc a farlo. Proseguite. Il barone Rothvogel e il priore Ferenc si stavano scambiando lettere sull'esecuzione di un rituale magico durante la visita del barone. Ne avete la prova? Ho una lettera scritta dal barone al priore. Ho un calco di una lettera scritta dal barone al priore. Beh, ho direttamente la lettera. In quelle righe, il priore dice che non eseguirà un certo rituale per il barone, nemmeno se quest'ultimo dovesse accompagnare con i fatti ciò che aveva minacciato, e cioè denunciarlo all'inquisitore di Innsbruck. Un'accusa di necromanzia è una cosa seria. Il priore avrebbe rischiato grosso, avrebbe persino potuto subire una condanna a morte. E come credete che il priore Ferenc abbia ucciso il barone? Prego, non diciate che si è trattato di un rituale magico. Ho trovato un bastone d'argento appartenente al priore Ferenc. Vi sono delle macchie di sangue secco sopra. Ho
Un bastone d'argento? Probabilmente si tratta di una specie di strumento magico, ma le dimensioni e il peso sembrerebbero compatibili con la ferita alla testa subita dal barone. Come siete entrati in possesso di questo oggetto? Uno dei fratelli preoccupati del priore, Ferenc, lo ha affidato alla mia custodia. Preferisco non rivelare il suo nome. È piuttosto insolito, maestro Mahler, ma accoglierò la vostra richiesta. Avete altro da dire sul priore? No, vostra reverenza. Molto bene. Chi altri potrebbe aver avuto motivo di commettere questo delitto? Non riesco a pensare a nessun altro che potrebbe aver avuto motivo di fare male di fare del male al barone, vostra reverenza. Molto bene, siete a conoscenza di qualcos'altro che potrebbe aiutarci a far luce sulla vicenda? Fratello Florian, vi ho parlato del biglietto che ho trovato nei vestiti del barone? Sì, fratello Florian, mi ha spiegato come ne è venuto in possesso e mi ha riferito il suo contenuto. Il maestro Adeliager ha inserito la sua testimonianza nei nostri registri. Non ne capisco le implicazioni, però. Chi sarebbe l'innocente? Non è chiaro neanche a me, vostra reverenza. Credete che sia opera dell'assassino? Chiunque l'abbia vergato è uno scriba di talento. Per me, comunque, in tutto questo non è stato nessuno dei quattro che possiamo incriminare, è stato Thomas. È stato padre Thomas. Lui fa cose losche con la Nacoreta, la ragazza che era rinchiusa, e per me il barone è andato anche con la Nacoreta e lui questo non l'ha accettato. Cioè Thomas non ha accettato che lui abbia, diciamo, reso impura la Nacoreta. Secondo me è andata così, la butto lì. Mi pare di capire che Kiresau ne abbia due, l'anziano fratello Edok e il giovane fratello Gui. Descriva. Ad essere sinceri, vostra reverenza, nessuno dei due possiede una simile abilità nella scrittura. E c'è anche qualcos'altro. Lo stile è diverso. È diverso dalla scrittura di Edo Kegai, e anche dalla mia. Sì, beh, al di là dei particolari, pare che sia un mistero che non ha nulla a che vedere con l'omicidio. Purtroppo non ho ancora finito. Ho trovato altri biglietti. Biglietti scritti dalla stessa mano, sullo stesso tipo di pergamena, a coloro che avevano un motivo valido per avercela con il barone. È sconcertante, ma anche questo esula dalle mie indagini. In ogni caso vi ringrazio per averlo sottoposto alla mia attenzione. Certo, vostra reverenza. Alla prossima. Mi auguro che non ci sia una prossima volta. No, dai, arrivederci. Oh, atto 2. Ultimo giorno di processo. Sentenza. Andreas, non credevo che saresti venuto. Sono sorpreso anch'io. Forse è la curiosità di vedere come andrà a finire questa storia. È stato il priore. Incredibile. Hai mai parlato con lui nell'abbazia? Andreas, quindi hanno accusato davvero il priore quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto noi. Fai giustiziare Ferenc. No, è uscito fuori l'obiettivo. Ti sei perso il processo, Andreas. Quell'arcidiacono ha letto tutte le accuse e l'ha dichiarato colpevole. Ho lavorato con lui quotidianamente, ero ossessionato dalla magia nera. Era solo questione di tempo prima che lo scoprissero. Giustizia fatta allora. Oh, arriva la processione. Mi sono perso qualcosa? No, niente. Andreas. 8. Ah, New Stay. Qui to vabbè, te l'ho appena attino. Non sono stato io, Dio lo sa, anche se voi non lo sapete. Non è possibile, non è possibile. Ah, New Stay, qui to là. No, che pugnazzo. Beh, io ve l'ho detto, per me è innocente lui, è Thomas. Secondo me è padre Thomas. Scappa come un pollo, piange, sì. Silenzio, silenzio. Che il boia faccia il suo dovere. Gli garantisco pace e salvezza, qualunque cosa gli accada. Guarda. Mio Dio. Stai fermo. No, no, no. Signor giudice. Ok, avete agito nel rispetto della giustizia e della legge. Ringrazio Dio e il mio maestro che mi ha insegnato tale arte. Questo è il boia, Richard.
So che questa è opera tua, Andreas. Gli andiamo direttamente contro? No, facciamo così, era solo questione di tempo. Prima o poi la condotta di Ferenc sarebbe venuta a galla. Sì, ma era compito mio occuparmene. Senza di lui lo scrittorium non ha futuro. È questo che mi preoccupa? Ha ucciso un uomo. Non sei più il benvenuto a Kiersau, Andreas Mahler. Invierò il mio ultimo stipendio ai Gärtner. Ti auguro una lunga e fortunata carriera a Norimberga e spero di non vederti mai più da queste parti. Ok, quindi abbiamo rotto i rapporti, tagliato i rapporti con l'abbazia. Andreas, e quindi è giunta l'ora di separarsi? Temo di sì, fratello Piero. Questo addio dovrà essere breve. Padre Gernot è stato chiaro, non sono più il benvenuto a Kiersau. Prego che il tempo addolcisca il cuore del padre abate. Spero che alla fine si renda conto che stavi solo cercando di aiutarmi. È un momento triste, ma inevitabile. Speravo che rimanesse un po' più a lungo. Ma il mondo, più di Kiersau, ha bisogno di te. Questa vecchia abbazia ti sta stretta ormai. Sei diventato un vero maestro. Mi mancherai, figlio mio. Anche voi. Ora che il tuo capolavoro è ultimato, posso vederlo ancora una volta prima che tu vada? Ma certo, il vostro giudizio è molto importante per me. L'opinione di un vecchio monaco conta poco. Tuttavia sono entusiasta di vederlo finalmente completo. È un vero capolavoro, non esiste parola migliore per descriverlo. E sembra proprio che tu abbia fatto tesoro del mio consiglio. Quale consiglio? Di calarti appieno in quello che fai, di non limitarti a interpretare il lavoro di un altro artista, ma di dare vita a qualcosa di autentico. Questo mostra il mondo così com'è, come l'hai visto tu, anche se può essere diverso da ciò che vorremmo vedere. Anche se non dovrei dirtelo, sono orgoglioso di te, Andreas. E questo cos'è? Un pezzo di pergamena? Non tornare mai più. Un avvertimento? Di chi è questa calligrafia? Non sembra di fratello Edoc o di fratello Gui. Io e fratello Florian abbiamo rinvenuto un biglietto simile tra gli abiti del barone. E durante le mie indagini ho trovato altri biglietti destinati ad altre persone. Qualcuno ha cercato di manipolarlo affinché si recasse nella sala capitolare del cuore della notte. Chi l'ha scritto conosceva i suoi segreti a tal punto da riuscire a suscitare in lui una reazione. Si è servito di quei segreti per farlo ammazzare, come un burattinaio che muove i fili sepolti nel passato. Un pensiero davvero inquietante, ma chi farebbe mai una cosa del genere? Solo Dio lo sa. Lui sa tutto. E spero che il suo amore possa placare la malvagità che alberga nel cuore di chi ha versato, di chi ha vergato queste parole. Non darti troppa pena per questa faccenda, il tuo futuro ti attende al di fuori di queste mura. Spero che, tra un viaggio e l'altro, troverai il tempo di venire a farmi visita una o due volte, prima che il Signore mi chiami a sé. Passerò di qui ogni volta che mi sarà possibile, sempre che padre Gernot non me lo proibisca. Dobbiamo avere fede che arriveranno giorni migliori. Dio ti benedica, Andreas Mahler. Grazie per la vostra amicizia. Abbiate cura di voi. Quindi abbiamo effettivamente concluso l'atto 1. Infatti, appunto, esce l'obiettivo anche. Tutto bene, maestro Andreas? Cosa? Tutto bene? Maestro Andreas, questa è la tomba di Piero, sicuro. Sì, grazie, lo stavo solo ricordando, o almeno ci provavo. Ormai non è più facile. Oh, volete che vi lascio solo? No, no, Caspar, non è necessario, questo è nostro figlio. Non c'è niente che io possa fare ormai, è troppo tardi. Come per tante altre cose. Andreas Mahler, non mi sarei mai aspettato di rivedere la tua faccia qui.
Hai trascorso a Norimberga questi ultimi 7 anni? No, sono stato a Norimberga per qualche anno, poi ho ricevuto degli incarichi redditizi all'estero. Ah, possiamo scegliere dove andare, dove siamo andati? Allora, in Polonia, Andreas parla un po' di polacco, qualche parola di ceco e di ungherese, e conosce punti di riferimento culturali di Cracovia, Praga e Buda. Inglese, Londra e luoghi della Gran Bretagna. Francese, Parigi, Tours e Digione. E Digione, anzi. Oppure Aragona, che sarebbe la Spagna, se non sbaglio, sì, spagnolo. Arabo. Barcellona e Valencia. Io punterei sulla Francia. Andiamo di Francia. Ho trascorso alcuni anni in Francia e Borgogna, dipingendo ritratti e dipinti religiosi per nobili e cortigiani. Avete visitato la Provenza? Brevemente per una commissione. Perché? Quando Re Luigi espulse gli ebrei dalla regione, alcuni anni fa, molti scelsero di convertirsi e rimanere. Così il re li tassò fino a ridurli in miseria. Mi chiedevo se quella tassa fosse ancora in vigore. Non ne ho la minima idea. Sono sorpreso che la cosa vi interessi. Beh, non dico che mi butterei tra le fiamme per salvare qualcuno, ma penso che tutto ciò sia sbagliato. Nonostante i tuoi lunghi viaggi e il tuo successo, non sei il benvenuto a Kersau. L'abate non ha dimenticato ciò che è accaduto. 7 anni non sono poi così lunghi. Ero di passaggio sulla via per tornare a Norimberga e ho pensato di fermarmi. Volevo solo rendere i miei omaggi a un vecchio amico, sono certo che possiate capirlo. Quel che capisco è perché il padre abate ti ha espulso dall'abbazia. Cosa ti aspettavi, un'accoglienza trionfale? D'accordo, dite a padre Gernot che mi fermerò alla locanda in città per una notte o due prima di proseguire. Alla mano d'oro? Glielo dirò, ma non credo che gli importerà. Perché è così scortese? Dio vi benedica. Ora andate. Ok, quindi il fatto che non abbiamo il favore che non abbiamo ottenuto il favore dell'abate influenza, penso, in maniera importante questo secondo atto. Questo secondo capitolo, sì, secondo atto. Quel monaco non sembrava felice di vedervi, maestro Andreas. Perché l'abate ce l'ha con voi? Verso la fine del mio soggiorno a Tassing, un nobiluomo fu ucciso dall'abbazia di Kersau. Padre Gernot si fece prendere dal panico e accusò il mio amico, fratello Piero, di aver commesso il crimine. Io riuscii a convincere l'arcidiacono inquirente che un altro monaco, il priore Ferenc, era responsabile. Fu giustiziato per il crimine. Avete fatto uccidere qualcuno? Se non l'avessi fatto, un uomo innocente sarebbe morto. Non avevate altra scelta, eppure io avrei avuto paura. Perché non me l'avete mai raccontato? Deve essere stata una situazione difficile se l'abate c'era ancora con voi. Ho dovuto fare delle scelte difficili, forse anche sbagliate, però me ne sono assunto la responsabilità. Perché siamo venuti qui? Perché siamo venuti qui se non siete il benvenuto? Volevo rendere omaggio a fratello Piero. E a essere sincero, non ho voglia di tornare a Norimberga. Questo lavoro è un'ostentazione di vanità, nascosta dietro il pretesto di una scena religiosa. I miei mecenati vogliono solo celebrare se stessi e la loro ricchezza. Temo ogni nuovo lavoro più di quello precedente. Ogni passo che faccio verso casa è angosciante. Ma maestro, che non è suo figlio ma il suo discepolo, siete ricco e famoso. Il vostro lavoro è meraviglioso. Quando ho visto la vostra pala ad altare a Norimberga, ho pregato mio padre di aiutarmi a diventare il vostro maestro apprendista. Non capisco come possiate aver realizzato tanto ed essere infelice. Ciò che ho realizzato è il mio lavoro, sì, ma adesso mi sento vuoto, come se non mi restasse nient'altro. Desideravo così tanto questa vita, che non riuscivo a pensare ad altro. Non so se sono cambiato o se quello che volevo non è mai stato veramente reale. Forse sono stato uno sciocco per tutto questo tempo. Voglio che la tua vita da miniatore sia migliore, Caspar. Impara dai miei errori, va bene? Va bene, maestro Andreas. Non dovrei appesantirti con pensieri così tristi, Caspar. Vieni, andiamo a trovare il mio vecchio amico Klaus. È passato un sacco di tempo. Come desiderate, maestro Andreas. Ok, ragazzi, ma prima di far visita a Klaus, questo video sul finale dell'atto 1 può finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi dell'atto 1
di Pentiment e, senza spoiler ovviamente, chi pensate che sia il vero assassino? Perché ovviamente non è Ferenc, ovviamente non è nessuno di quei quattro che avremmo potuto incriminare, eh? Mi sembra abbastanza palese. Io continuo a puntare su Thomas. Detto ciò, quindi, vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di condividere questo video a tutti coloro a cui potrebbe piacere un videogioco di questo tipo molto testuale, molto all'antica e molto investigativo. Quindi, da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!